Buonasera, buonasera e ben ritrovati con l'appuntamento settimanale di Overtime. Stasera davvero sono tanti gli ospiti, ma anche i temi di discussione per quanto riguarda le squadre campane che militano nei campionati dilettantistici. Io lo dico sempre, il calcio dei dilettanti è il calcio della gente. Stasera veramente spazieremo dalla Serie D fino al campionato di promozione, passando per l'Eccellenza, che vive un momento particolare attraverso squadre della zona vesuviana come il Pompei e il Savoia. Davvero tantissima carne a cuocere, carne sul fuoco. Vedo in collegamento, nel frattempo saluto il collega Carmine Torino di Pagani, però vedo anche in collegamento il general manager della Fracaldese Alessandro Rosolino. Abbiamo risolto i problemi di collegamento, lo vedo ma non lo sento. Buonasera direttore. Buonasera a lei, buonasera a tutti i telespettatori. Allora, ci siamo riusciti, finalmente siamo in diretta. Allora, parliamo velocemente di questa Fracolese che ha ripreso il cammino. Domenica scorsa ha battuto la Nocerina. Parleremo anche della vicenda legata allo stadio della Fracolese. È una Fracolese che però non sembra risentire della mancanza del campo amico. Beh, sicuramente sarà un passaggio molto importante per noi andare a giocare a casa nostra, Luigi Moccia, però i ragazzi che abbiamo quest'anno in squadra sono tutti dei professionisti, si attengono scrupolosamente a quelle che sono le nostre disposizioni, sanno come stanno le cose e quindi si impegnano a prescindere, anche perché poi la società un po' è abituata già da un paio d'anni a girovagare sui campi della Campania, quindi diciamo che facciamo di necessità virtù, però siamo agli sgoccioli, pensiamo per la fine del mese di andare a iniziare ad allenarci e poi finalmente dopo queste tre trasferte, credo, ecco, dopo Brindisi e Barletta, probabilmente potremo ritornare a casa nostra. Ce l'hanno promesso, però vediamo come vanno le cose. Chi non conosce la burocrazia sa che potrebbe essere tutto semplice, invece non è così. Direttore, come le dicevo, una squadra che non sembra risentire di questa assenza, una squadra che passa attraverso le giocate di Longo. Fabio Longo è il terminale offensivo della squadra di Bitetto, però c'è da sottolineare l'organizzazione di gioco di questa Fracolese. No, ma noi partiamo già dall'esperienza dell'anno scorso, che abbiamo fatto una finale diciamo playoff con la Torres in quello di Sassari, quindi diciamo che su quell'esperienza abbiamo rafforzato notevolmente la squadra dell'anno scorso, puntellandola in quello che noi credevamo di avere delle debolezze, diciamo, in organico. Oggi abbiamo un organico veramente superlativo. Il girone, lo sappiamo tutti, è una C, è una serie D, diciamo così, vestita da serie C. Dobbiamo incontrare delle realtà importanti che hanno fatto sempre categorie superiori, Casarano, Nardò, Brindisi, per non parlare di altre squadre. Quindi noi siamo nel contempo, lo devo riconoscere, ambiziosi. Abbiamo una società, non perché la dirigo, è una società importante, una società molto ma molto organizzata e riconosciuta anche dai calciatori, che sono perlomeno 13-14, vengono dal mondo professionista. Quindi il presidente nostro, la nostra presidenza, non fa mancare nulla ai calciatori, sia in termini economici che in termini organizzativi.
per cui ci sono tutti i presupposti sicuramente per poter disputare un grande campionato. Però chi non ha fatto calcio non sa, chi ha fatto calcio sa benissimo le difficoltà in un girone difficilissimo come questo. Noi ce la giocheremo a testa alta con tutte, questo è poco, ma è sicuro, insomma. E cominciare dalla partita di domenica prossima, che vedrà opposta la Fragolese ad una corazzata del girone che si equivale per tasso tecnico alla Fragolese, quel Casarano che sta facendo tanto bene in questa fase iniziale. Sì, ma anche loro si sono organizzati benissimo, la famiglia Filograna, insomma, è una famiglia importante di Casarano, sono anni, hanno fatto anche la Lega Pro qualche anno fa. Noi sappiamo benissimo che affrontiamo un avversario importante, però dobbiamo andare con lo spirito giusto, con la mentalità giusta. Noi non siamo di meno a loro, certamente sarà un banco di prova importantissimo per poi cercare di fare risultato lì sarebbe un viatico per affrontare meglio le prossime due trasferte, anche difficili, quali siano il Brindisi e Barletta, e poi con l'intermezzo della partita con l'Avello in casa. Noi non abbiamo paura, andremo lì e sicuramente ce la giocheremo, insomma, la partita, la gara. Cosa è cambiato? Un'ultima domanda, direttore, Prego. nella Fragolese, perché effettivamente le ultime uscite hanno regalato una squadra sicuramente ordinata, di grande qualità tecnica, ma soprattutto dal profilo tattico è una squadra abbastanza solida e che soprattutto in fase offensiva ha un potenziale davvero importante. Ma noi, appunto, come le ripeto, prima della stagione sportiva abbiamo fatto questo tipo di valutazioni. In effetti, del trio d'attacco meraviglioso dell'anno scorso manca Celiento, ma l'abbiamo sostituito, diciamo, in una maniera recentemente con Sov. Abbiamo alle spalle Castaldo, Gigi Castaldo, il capocannoniere di qualche anno della B. Abbiamo Cerone ancora infortunato fuori, ancora abbiamo Murolo fuori. Quindi è cambiata. Diciamo così, nella mentalità, sono ragazzi che poi col tempo alla distanza dovrebbero venire fuori, per cui, e poi soprattutto tenga presente la sua osservazione molto lecita, nel senso che noi abbiamo fatto un periodo di preparazione con un altro allenatore. Mister Bitetto è venuto alla prima di campionato, ha dovuto conoscere, sì, molti li conosceva già. Però ha dovuto cambiare un po' l'impostazione tattica della squadra, che pian piano, anzi velocemente, ha assimilato tutti gli schemi che Mister Bitetto voleva, e quindi cambiando rotta con un nuovo allenatore, con tutto il rispetto, per essere onesti, verso un grandissimo allenatore quale era Cioffi, però i cambiamenti non giovano, ritardano, diciamo spesso, quello che è l'evoluzione di una squadra. Fortunatamente i risultati ci stanno dando ragione, anche se c'è solo un pizzico di rammarico verso la gara con la Cavese, che sinceramente non meritavamo assolutamente di perdere. Perfetto, io la ringrazio, le faccio un bocca al lupo per la stagione in corso. Lei ha la Fragolese, poi avremo modo di rivederci nel corso della stagione. Grazie mille al direttore. Sarete sicuramente i nostri ospiti graditi. Io ringrazio per l'invito alla sua testata, a lei e a tutti gli ascoltatori che seguono questa trasmissione. E quando volete venire da Fragole sarete ben accolti da noi. Grazie. D'accordo? Ci Grazie conto. mille, buona Buona serata, serata, direttore. buona serata, buona serata. Buona serata. E da Fragola adesso ci spostiamo a Pagani. Buonasera al general manager Alessandro Rosolino, general manager della Paganese, della Fragolese, chiedo scusa perché per quanto concerne la Paganese c'è il collega Carmine Torino che ritroviamo dopo qualche settimana. Buonasera Carmine. Ciao Gigi, buonasera a te, buonasera ai nostri telespettatori e soprattutto faccio in bocca al lupo a tutte le società campane, quelle del girone H e quelle del girone G.
Allora, andiamo subito nel merito perché siamo anche in leggero ritardo. Ti chiedo, prima sconfitta per la Paganese, prima sconfitta maturata al Torre in maniera anche un po' rocambolesca contro la Palmese. Sì, è stata una sconfitta comunque inaspettata perché comunque le due squadre si sono equivalse in mezzo al campo, hanno giocato alla pari. Purtroppo un errore è costato caro alla formazione azzurro-stellata. La prima sconfitta è arrivata anche la prima contestazione da parte dei tifosi nei confronti della squadra, nei confronti del tecnico, ma è una contestazione, chiamiamola così, indolore, anche perché ancora una volta i tifosi hanno mostrato il loro attaccamento alla squadra e continueranno a farla anche domenica al San Ciro di Portici contro la formazione napoletana. Quest'oggi è stato ufficializzato anche un nuovo calciatore, si tratta del esterno sinistro Manuel Taveri, scuola Lecce, lo scorso anno in forza al Nardò, un giocatore di cui si dice un gran bene, quindi ancora un nuovo difensore per la formazione azzurro-stellata. C'è da dire che la squadra si è ritrovata quest'oggi al Superga di Mercato San Severino. Il tecnico Giampà ha dovuto verificare le condizioni di Brugnano, che domenica scorsa è uscito nel corso del primo tempo per un risentimento muscolare, così come di Somma, che sarà valutato giorno dopo giorno in vista della sfida di domenica a Portici. Bello, davvero esauriente, esaustivo l'intervento di Carmine. Mi C'è ha da dire, bruciato due o tre domande che avevo in cantiere. Ovviamente, ho fatto bene a ricordare l'acquisto di Taveri, che va a dare maggiore qualità sicuramente all'organico della Paganese. Domenica partita a Portici, al San Ciro di Portici, un Portici che sta facendo bene. Ha sistemato un po' l'organico anche la squadra dell'Interland napoletano. Che partita ti aspetti, Carmine? ma sicuramente sarà una partita di grosso temperamento tra due formazioni che cercheranno la vittoria. Tra l'altro il Portici annovera tra le sue fila un certo Luca Orlando, che tutti conosciamo per aver contribuito con i suoi 19 rotti gol alla vittoria del campionato di Serie C2, con Grassadonia in panchina prima, Palumbo poi, e poi anche con il ritorno di Grassadonia nel campionato di Serie C2 con una memorabile vittoria alla Lamezia Terme. C'è da dire questo: è un campo non proprio felice per la Paganese, anche perché ci ha perso uno scontro diretto in campionato nei tempi che furono in eccellenza contro la Nocerina. È un campo che non ha mai portato fortuna alla Paganese. Speriamo di invertire il trend negativo stavolta con la formazione porticese, perché comunque la Paganese deve dimostrare che non è la squadra vista domenica contro la Palmese, almeno nel finale di gara, quando è andata moltissimo in affanno, nonostante in campo avesse un certo D'Agostino, che in questa categoria non è contemplato perché è un giocatore che comunque è di categoria superiore. Assolutamente, assolutamente. C'è da dire anche un'altra cosa, che ancora una volta il pubblico azzurro-stellato, vista la vicinanza della trasferta, sarà a Portici in maniera diciamo abbastanza cospicua, per cui ci sarà sugli spalti sicuramente una sorta di come dire, confronto anche diciamo tra le due tifoserie, che poi non hanno mai avuto screzi, quindi sarà una grande domenica di sport, e quello che ci auguriamo tutti, che possa essere così sempre e comunque. E poi, a proposito di questo, volevo fare un plauso alla società della Palmese, perché comunque domenica, nonostante i vecchi screzi e rancori che tutti conoscono, sia le tifoserie della Paganese che quella della Palmese, non si sono beccate, anzi hanno dato prova di grande, grande maturità, e questo è un segnale per la Lega in vista anche degli altri derby, che
e si potrebbero giocare tranquillamente a porte aperte. Magari anche il derby di ritorno, quello con l'Angri, sarebbe uno spettacolo incredibile poterlo giocare con le rispettive tifoserie. Va bene Carmine, chiudiamo con questo auspicio, anche se lo stadio di Angri ha delle carenze che sono sotto gli occhi di tutti. Vabbè, noi le avevamo già messe in risalto tempo fa, quelle che erano le difficoltà dello stadio Novi, però speriamo che qualcuno, nella fattispecie il sindaco della città doriana, possa avere, come dire, la necessaria lucidità per poter mettere in sicurezza lo stadio, magari poter giocare questa partita, perché sarebbe proprio l'apoteosi e soprattutto darebbe una grossa risposta in termini di correttezza e soprattutto di spettacolarità. Mancano ancora un po' di mesi, Carmine, speriamo bene, dai. Lo speriamo. Ti saluto e ti auguro buon lavoro e buona serata. Buona serata a te e saluto tutti i tuoi ospiti, un abbraccio circolare al nostro grande regista Gianfranco Parvati. Sicuramente, buonasera, ciao Carmine, e da Pagani andiamo a Palma Campania, invertendo anche la scaletta, perché già vedo in collegamento l'amico Gennaro Caliendo. Gennaro, buonasera, ben ritrovato anche a te, mancavi da un po' di settimane ad Overtime. Celebriamo questa vittoria della Palmese ottenuta al Marcello Durre di Pagani, un risultato lusinghiero quanto importante. Grazie, buonasera anche a te e buonasera a tutti i nostri spettatori. Grazie ancora per l'invito. E diciamo che stiamo in sull'ucchero. La vittoria a Pagani alimenta quelle che sono speranze verso una salvezza tranquilla, che è l'obiettivo che la società si è proposta in questo primo anno di ritorno nel campionato nazionale di Serie D. È stata una buona partita e la cosa da sottolineare è che quando lo stregone Mario Pietropinto è messo sulla graticola, oppla, dal cilindro cava tutte quelle cose belle che ci hanno permesso di vincere al Torre di Pagani. È stata una Palmese coriacea, perché ci ha creduto sino alla fine. Abbiamo visto prima il gol che ha dato la vittoria ai rossoneri di Palma Campania, e come rimarcavi il mago Pietropinto riesce sempre a tirare fuori dal cilindro qualcosa di magico e di importante, ma questo è anche un segnale chiaro di un'armonia, di un'intesa che c'è tra le componenti di Palma Campania, partendo dalla società per arrivare al tecnico, per arrivare alla squadra, passando per il tecnico ovviamente. Io volevo ritornare, Luigi, un po' sul punto che sottolineava il collega Torino da Pagani, sulla sportività davvero di ambedue le tifoserie. E questo, come diceva appunto Carmine, è un grandissimo segno. Nell'arco dei 90 e oltre minuti, considerando anche il pre-gare, anche il post-gara, mai che si fosse elevato un coro di scherno dall'una e dall'altra tifoseria. Sembrava di essere in uno stadio inglese, laddove i tifosi locali incitavano la propria squadra e i supporters rossoneri incitavano la propria squadra senza schernire gli avversari. È stata una bella domenica di sport, condita anche da questa vittoria che, ti ripeto, ritornava da oltre, parliamo dal 2000, quindi da oltre 22 anni. E la cosa importante che voglio sottolineare in questa settimana è che finalmente l'infermeria della squadra rossonera si è svuotata completamente. Infatti quest'oggi hanno preso ad allenarsi in gruppo e quindi completamente ristabiliti, e li elenco in ordine prettamente alfabetico: Allegra, Amenta, De Marco, Laringe e Mautone, che saranno tutti e cinque disponibili per la partita di domenica. E che partita domenica, si tratta del derby. Sì, forse proprio di questo volevo parlare, Gennaro. Ritorna
il derby tra Palmese e Nola, quindi è una gara ricca di fascino e di suggestioni. Sì, ritorna. Ultimamente ci siamo incontrati con il Nola, credo 4 anni fa, era campionato di eccellenza, ma il derby in Serie D ritorna dopo ben 38 anni. L'ultima volta si era giocato nel 1984, era la Palmese di un giovanissimo mister Gianni Simonelli, mentre sulla panchina bianconera dei Bruniani c'era Elia Greco. E quell'anno, se ricordo bene, la Palmese conquistò la salvezza, salvo poi non iscriversi al campionato successivo, cedendo il titolo, l'allora presidente della Gala, al Valdiano, ed il Nola, approfittando del fatto che il Giuliano fu penalizzato, fu promosso in Serie C2. Una partita molto sentita da ambedue le compagini e soprattutto da ambedue le tifoserie, soprattutto per i tifosi bianconeri, che forse questa sarà una delle pochissime occasioni che avranno possibilità di seguire la squadra. Infatti saranno oltre 300 sugli spalti del Comunale di Palma Campania, laddove non possono seguire la squadra nelle partite interne, causa l'inagibilità dello Sporting ed essendo costretti a giocare al Borsellino di Volla. Gennaro, ieri è arrivata la notizia del saluto di Fabio Siano, calciatore che ha dato tanto alla causa rossonera. Il Re Leone, un amico Fabio, un ragazzo d'oro, un professionista esemplare, colgo l'occasione mio personale e anche da parte di tutta la società, di tutti i tifosi, di augurare a Fabio tutte le cose più belle di questo mondo e più grandi successi in questa nuova avventura professionale. Fabio ha lasciato il segno, un ragazzo impeccabile, uno dei primi a arrivare al campo e sempre l'ultimo ad andarsene, e tra noi due c'è un rito scaramantico, il saluto prima dell'allenamento e il saluto dopo l'allenamento. Lascia un grande vuoto. Lui da Milano, dove si è trasferito per ragioni di lavoro, ha promesso che continuerà a tifare Palmese ed ha promesso soprattutto che domenica sarà sugli spalti per salutare i propri compagni e per salutare il pubblico che tanto lo hanno apprezzato in questa sua dedizione, e anche perché è uno di quei ragazzi che rimarrà nella storia, avendo riportato la Serie D a Palma Campania dopo tantissimi anni. Perfetto, Gennaro, grazie, grazie mille. Ti saluto, conto di averti con noi nelle prossime settimane. Nel frattempo aspettiamo anche il tuo dato storico da pubblicare sul tuo profilo Facebook relativo alle statistiche delle gare della Palmese questa settimana. Aspetteremo. Ti preannuncio una novità. Mi sa che si deve riscrivere la storia della Palmese. Abbiamo sempre saputo che la Palmese ha giocato per la prima volta in Serie D nel campionato 70-71, ma adesso rileggendo un po' la storia e soprattutto attingendo all'almanacco del calcio nolano, scritto dall'amico Tino Simonetti, ho piacevolmente scoperto che la Palmese ha disputato il campionato di terza divisione, equivalente alla quarta serie nazionale, nel lontano 1937-1938. Quindi è il momento di riscrivere un po' la storia della Palmese. Perfetto, e chi più di Gennaro Caliendo può portare avanti questa azione, questa ricerca e questo lavoro. Buonasera Gennaro e ci ritroveremo nelle prossime settimane. Grazie. Io saluto Gennaro Caliendo, chiedo al tecnico Mario Di Nola di pazientare giusto qualche minuto perché andiamo a Nocera Inferiore, lì dove c'è l'amico e collega Valerio D'Amico, giusto celermente. Valerio, davvero c'è tanto da dire in casa nocerina. Da dove partiamo? Dalla situazione legata al calcio giocato o dalla vicenda che riguarda Bruno Jovino? Ti lascio la libertà di scegliere. Luigi, buonasera a te. Ci sarebbe un libro da scrivere, lo dicevo ieri, un collegamento con una
in una trasmissione di una collega pugliese, ci sarebbe un libro da scrivere sulla Nocerina. Brevemente, questione Sannino. Di fatto, dopo i guai, chiamiamoli così, la società stava facendo, dopo probabilmente l'ammissione di inesperienza per gestire una patata così bollente come quella che è diventata la Nocerina, pareva essersi fatto vivo il nome di Bruno Iovino, che tutti conoscono a Nocera come un dirigente in grado di gestire anche situazioni complicate. Il suo nome era stato fatto, lo stesso Iovino, seppur non aveva mai voluto rilasciare dichiarazioni ufficiali, aveva comunque fatto capire che c'era stato un contatto con il presidente Natale per discutere di un suo eventuale ritorno a Nocera. Sarebbe il terzo ritorno di Iovino, visto che c'è stato prima come direttore generale ai tempi di Giovanni Citarella, poi 4 anni fa come rappresentante legale della Nocerina. Abbiamo pensato così di contattare il patron Giancarlo Natale, è chiaro, per chiedere a lui, perché chi meglio di lui poteva darci una situazione più chiara. Giancarlo Natale ha risposto che ha chiamato Bruno Iovino solo per chiedergli un consiglio, cioè per consigliarsi con lui su come gestire una situazione così complicata come quella che si è creata. E francamente è parsa una risposta un po' al limite, va, per non essere troppo cattivi col presidente, perché non puoi chiamare un dirigente e chiedergli un consiglio. Ha ribadito che Iovino aveva dato disponibilità eventualmente a tornare a Nocera, ma che non era sua intenzione farlo entrare nello scacchiere dirigenziale. Iovino, per tutta risposta, con un comunicato mandato alle principali testate che seguono la Nocerina, ha espresso tutto il suo rammarico per questa situazione che si è venuta a creare, augurando poi comunque ogni bene alla società. La situazione al momento sembra chiusa, nel senso che Natale ha espresso la sua posizione, Iovino con quel comunicato di fatto insomma ha fatto capire che per il momento questo matrimonio non si farà, però non è escluso che in futuro, soprattutto qualora dovessero esserci ribaltoni e scossoni all'interno della società, se ne potrebbe riparlare, a maggior ragione se qualche attuale dirigente dovesse essere cacciato o dovesse dimettersi. Situazione calcio giocato, mi chiedevi, sarò breve. Con la sconfitta per 3-1 contro la Fragolese, tutto niente di anomalo se quello che ho detto io in tutte le trasmissioni è vero, cioè se la Nocerina lotta per stare a metà classifica e la Fragolese è una squadra che punta a vincere il campionato, poi se tutta Italia ha visto tramite Striscia la Notizia il primo gol che ha subito la Nocerina, quell'infortunio è quella la fotografia della gara della Nocerina. La Nocerina che comunque, stando ai colleghi che si sono recati a Pomigliano d'Arco, ha comunque provato a giocare, era riuscita a trovare il pareggio grazie ad un bel gol di Balde, poi Longo, quel centravanti che tutti i tifosi chiedono, ha chiuso i conti con una doppietta e quindi ha portato poi a 3 i gol della Fragolese. Nocerina che domenica avrà un altro impegno bello tosto contro il Brindisi, una delle compagini più forti del girone, una delle compagini accreditate alla vittoria finale. Tornano i due grandi ex, quello più recente Gaetano D'Ammacco, che negli ultimi 2 anni è entrato in qualche modo nel cuore dei tifosi con gol e giocate decisive, e poi quel Marco Baldan che una decina d'anni fa più o meno era un under di ottime speranze, poi in qualche infortunio di troppo gli ha un po' rallentato la carriera, ma tutti i tifosi della Nocerina ricordano assolutamente volentieri Marco Baldan, soprattutto per un gol in un derby contro la Paganese e poi per quel gol nella semifinale dei playoff di Serie C con il Latina, che aveva illuso nella gara d'andata, poi al ritorno la Nocerina con una papera di De Lucia uscì fuori. Vabbè, stiamo parlando di altro, per cui sarà una gara estremamente difficile, gara a Luigi che si giocherà al San Francesco, perché c'era anche questa ipotesi, ne abbiamo parlato se non ricordo male, i dirigenti avevano fatto un pasticcio comunicando al comune di Nocera un calendario sbagliato, il comune stando al calendario aveva programmato la semina e quindi teoricamente non avrebbe, il San Francesco non sarebbe stato disponibile, perché la semina è stata fatta il 3 ottobre, sarebbe stato disponibile dal 18 in poi, la gara è il 16, il comune è venuto incontro alla società ancora una volta e ha concesso di giocare questa gara allo stadio San Francesco, nonostante non siano trascorsi i 15 giorni per consentire alla semina di attecchire. Auguriamoci che non ci saranno conseguenze poi durante l'inverno per il manto erboso che come tutti sappiamo
negli ultimi anni non ha retto quasi mai alle precipitazioni invernali. Perfetto, perfetto, grande Valerio, davvero un'analisi dettagliata e completa di quelle che sono le vicende in casa Nocerina. Vi ricordo il prossimo impegno dei rossoneri, Nocerina Brindisi, come ricordava anche Valerio D'Amico, che saluto caramente. Ciao Valerio, buon lavoro. A te, alla prossima, un saluto a tutti gli ascoltatori, ciao Luigi. Salutiamo Valerio D'Amico da Nocera Inferiore, spostiamoci a casa di un amico, di un tecnico esperto con il quale possiamo affrontare qualsiasi argomento legato al calcio campano. Buonasera Mario Dinola. Buonasera, buonasera a tutti. Allora Mario, partiamo dalla Serie D, partiamo da questo girone H, tante le corazzate, le squadre campane cercano di farsi spazio, c'è una Cavese che va per la maggiore, indiziata come la squadra campana più attrezzata, che può rendere dura la vita a Casarano e Brindisi, e poi c'è questa Fragolese che sta facendo bene. Sì, la Cavese tra le campane è quella che è la più accreditata per cercare di vincere questo campionato, però è un campionato duro, un campionato tosto, il girone è un girone difficilissimo come lo è sempre stato il girone pugliese. Comunque anche la Fragolese ha un buon organico che può dire la sua fino alla fine, però te l'ho detto, è un girone tosto, è un girone difficilissimo dove si lotterà fino alla fine. Passiamo al girone G, lì dove ci sono i tuoi affetti, perché di dominio pubblico, che sei legato ai colori grigio-rossi, anzi ne approfitto per chiederti se in questa fase, diciamo, di trasformazione per quanto riguarda la società grigio-rossa, per quanto riguarda la guida tecnica, c'è stato un contatto tra la dirigenza e Mario Dinola. No, Gigi, contatti ufficiali, niente, poi lo sai, i dirigenti sono tutti amici miei e alla fine ci parlavo quasi sempre, ma niente di ufficiale, è andata così, niente di ufficiale, sinceramente. Come spieghi questa partenza difficile dei grigiorossi? C'è un organico, una squadra che sicuramente ha un potenziale tecnico non da penultimo posto, a tuo avviso spesso paga sempre l'allenatore le responsabilità di altri, facciamo riferimento alla società, ma gli stessi calciatori che non stanno rendendo secondo gli standard e secondo le aspettative. Sicuramente la squadra, la classifica non rispecchia il reale valore della squadra, il lavoro fatto dalla società, dal direttore e anche dall'allenatore, perché io la squadra aveva un'idea di gioco che poi lo sai, purtroppo gli allenatori siamo legati ai risultati, il risultato non arrivava, un po' per sfortuna, un po' poi dopo è subentrata nervosismo, è subentrata paura. Io ho visto le ultime due partite in casa con Ilva Maddalena e con Nola, ho visto una squadra che aveva timore, aveva paura, però sicuramente la squadra, il valore della squadra è nettamente superiore alla classifica attuale. Penso che si tirerà fuori quanto prima da questa situazione. Il cambio dell'allenatore purtroppo è così, il calcio è questo, è capitato anche a me. Flores è un allenatore giovane, farà molta strada perché ha delle idee di calcio che a me piacciono, d'altronde, però a volte ti devi adeguare, e forse è stato questo il suo peccato, che non è riuscito ad adeguarsi subito alla Serie D. È arrivato oggi la società, ha ufficializzato Luigi Sanchez, il nuovo tecnico grigiorosso, una notizia che aleggiava già da qualche giorno, fautore del 4-3-3, un tecnico che dovrebbe innanzitutto far ritrovare l'autostima a questo gruppo. Sì, è proprio questo. Penso, io ho sentito un'intervista di Gigi, che saluto e gli faccio un grande in bocca al lupo, sperando che riesce a trasformare questa squadra. Un allenatore che negli ultimi anni ha fatto bene,
Adesso si deve mettere in gioco in una piazza importante come Angri, dove ha un seguito sicuramente diverso da Marigliano, da dove è allenato fino adesso. Allora, ti chiedo, in questo girone ti chiedo un'analisi Sì. su tre squadre campaniche, Casertana, Palmese e Nola, molto brevemente. È Paganese. È Paganese, certo. Vabbè, la Casertana lo sappiamo tutti, ha qualcosina in più di tutte le altre, ma penso che ha qualcosina in più di tutte le altre proprio nel girone. Penso che alla fine verrà fuori e dirà la sua fino alla fine. Poi le altre, secondo me, sono quasi tutte sullo stesso livello, qualcosina in più alla Paganese, però ha un organico un po' striminzito. Se a dicembre ci riesce a fare qualcosina sul mercato, penso che anche la Paganese ha un organico importante insieme all'Angri. Il Nola è una squadra costruita con criterio e a me piace tantissimo. Il Portici, penso che lotterà per restare in categoria fino alla fine. Una squadra giovane, una squadra che deve lottare per salvarsi fino alla fine. E ricordiamo che oggi la Paganese ha ufficializzato anche l'acquisto di Manuel Taveri, quindi Sì, si tratta di un esterno sinistro. un esterno sinistro. Mario, Sì. passiamo un attimo ai campionati di eccellenza, due campionati, due raggruppamenti che si presentano alquanto equilibrati. Da una parte l'Ischia Battistrada, dall'altra parte a sorpresa l'Agropoli che guida questo campionato, due gironi che sembrano, come dicevo, abbastanza equilibrati, ma verso l'alto, soprattutto nelle posizioni di vertice. Sì, penso che il girone A ha qualcosina in più, ci sono molte più squadre attrezzate per cercare di fare un campionato di vertice. Nel girone B ci sono tre squadre che secondo me diranno, se la giocheranno fino alla fine, che è l'Ercolano, l'Agropoli e l'Ercolano-Agropoli e l'Ercolano. Ercolano, Agropoli e San Marzano. Sono le tre squadre che se la giocheranno fino alla fine, e ci metto la sorpresa di questo campionato, che è il Faiano, allenato da un tecnico giovane molto ma molto preparato, che negli ultimi anni ha sempre fatto bene. Spero che poi Giovanni è stato un mio giocatore e spero che l'anno prossimo gli daranno una possibilità importante, non partire sempre con queste squadre che deve fare sacrifici, deve fare salti mortali per allestire queste squadre. Mentre nel girone A vedo diverse squadre che possono giocarsela fino alla fine. Qualcosina in più è il Pompei, secondo me. E poi ci Pompei, sono. oggi Mario, oggi ci sono state le dimissioni da Sì, parte del di tecnico Pompei Pasquale per problemi di per salute, spero. motivi di salute. Noi auguriamo il meglio ovviamente Sì, al io l'ho tecnico sentito del Pompei. e l'ho sentito con messaggi. Mi ha detto che deve stare un po' senza stress per 2 o 3 mesi, lui dice, mi ha detto che è un problema risolvibile. Spero, gli auguro le migliori fortune dal punto di vista proprio fisico. Il calcio viene in secondo momento. Mario, quale panchina stai aspettando? No, va bene, aspetto un progetto serio che mi faccia lavorare, che mi faccia lavorare con tranquillità e cercare di portare avanti le mie idee. Non è che però io faccio anche altro, non è che cerco questa panchina a tutti i costi. Perfetto, perfetto. Noi ti auguriamo, io ti auguro di trovare ben presto una squadra che possa essere funzionale alle tue idee di gioco e soprattutto al tuo modo di vedere il calcio. Nel frattempo ti saluto, ti faccio un caloroso in bocca al lupo e magari avremo modo di incontrarci sicuramente su qualche stadio. Sicuramente domenica vengo a vedere l'Angri, che come sempre, quando l'Angri gioca in casa, vengo sempre a vederlo, lo sai bene, sono tifoso. Perfetto. Grazie, grazie mille, Ciao, buona ciao a serata tutti, Mario Di ciao, buona Nola. serata. Andiamo velocemente a Cava dei Tirreni, dove saluto Angelo Pisapia. Angelo, buonasera. Allora, una Cavese Buonasera a te, che Luigi. esce indenne da Nardò, viene fuori in maniera convincente, davvero una squadra che sta dimostrando di essere all'altezza delle prime posizioni di questo raggruppamento che a mio avviso è il più difficile d'Italia per quanto concerne la Serie D.
Sì, dici bene Luigi, perché è anche un girone molto equilibrato. Al momento non c'è la squadra ammazza campionato, schiaccia sassi, perché tutte sono tra un punteggio dai 14 come Casarano, Brindisi e Fasano, la Cavese a 13 e ci sono 4-5 squadre in 2-3 punti. Quindi regna l'equilibrio. La Cavese che migliora nella condizione fisica, diciamo che rispetto all'inizio anno sono tutti gli elementi nei singoli sono migliorati. Proprio in una condizione che mancava proprio fino a pochissime settimane fa. Sì, stiamo vedendo anche gli highlights, e gli highlights vedono di una partita molto intensa, molto divertente. Ci sono state occasioni da ambo le parti, ma soprattutto le più pericolose nel primo tempo per il Nardò, soprattutto Lucatti a tu per tu col portiere Colombo e soprattutto anche il gol di Lander Fedel, un tiro da fuori area deviato. Che ha toccato prima il palo e poi dopo ha superato la linea di porta. Poi, ovviamente, la Cavese, dopo si è dispiegata, ha aumentato l'intensità e il ritmo, e questa è una cosa che, come detto prima, andava a essere la cartina di tornasole rispetto ad altre partite. E dopodiché ci ha provato un po' di più. Effettivamente, anche il Nardò era una squadra veramente arcigna da superare, e aveva un tecnico comunque non da poco come Mister Nicola Ragno. Quindi da parte di Mister Troisi, certamente, come detto anche nel post gara, il bicchiere da prendere mezzo pieno, perché comunque si è tenuto testa a una squadra che certamente darà filo da torcere alla Giovanni Paolo II, ad altre squadre che sono in questo momento in testa come Casarano e Brindisi. Una Cavese che è migliorata nel gioco, nell'equilibrio difensivo e offensivo, con l'innesto di Muñoz come esterno di centrocampo a destra, in un ruolo che sa fare molto bene perché lui è un terzino destro, anche se poi a inizio nel calciomercato era stato pensato più come una riserva, come difensore centrale. E poi da registrare l'infortunio di Nicolas Bubas, dall'infortunio poi è andato Ciro Foggi che è andato in rete A nel tuo avviso secondo sarà tempo. recuperabile per domenica Bubas, Non Angelo? penso più di no, penso più di no. Al momento 70%, 75% lo vede fuori anche dalla lista dei convocati, però ovviamente ci vorrebbero essere delle novità, ma non lo vedo nemmeno tra gli 11 titolari. Comunque Foggia ha segnato di testa, poi la squadra sul fine del secondo tempo è andata in crescendo, effettivamente è andata più volte anche al tiro con Bezzon che è entrato a posto di Puglisi e poi un'altra volta Foggia in un'occasione con un colpo di testa che ha lambito il palo. Però devo dire, è stata una partita veramente bella. Penso che se tutte le partite sono così, cioè, ci sarà da vedere un bel campionato fino alla fine. Siamo soltanto alla sesta giornata. Assolutamente, io confermo quello che stai dicendo perché ho visto gli highlights che tra l'altro sono prodotti dall'emittente con la quale collabori, Quarta Rete TV. C'era il commento se non sbaglio, del collega Orlando Orlando Savarese, Solese. davvero impeccabile. Quindi è stata una partita intensa, divertente anche sotto il profilo spettacolare, con una buona cornice di pubblico, perché mi piace sottolineare che c'era una folta presenza di tifosi metelliani allo stadio di Nardò. Questo significa che c'è sempre passione e attenzione nella città di Cava dei Tirreni verso la squadra di Troise. Sì, effettivamente la passione a Cava ci sta anche in un campionato come questo, dove c'è da lottare per il vertice, ci sono anche trasferte anche abbastanza lunghe, Nardò dista 4 ore e 30, sono venuti circa 200 tifosi da Cava dei Tirreni, un dato che è comunque importante perché 4 anni fa Nardò vennero 150, quindi un dato anche in rialzo. E devo dire che ancora di più con queste prestazioni io penso possa venire più gente allo stadio, ma al di là di questo bisogna vedere questa squadra al momento che è in crescita, c'è fiducia, ovviamente non bisogna perdere insomma quanto visto dall'inizio campionato perché dagli errori fatti, da quello che magari si è potuto sbagliare, da lì poi si cresce. E ce lo auguriamo almeno tutti di vedere una partita contro il Fasano che anch'essa è importante perché il Fasano negli ultimi anni nel girone H ha sempre dimostrato di valorizzare i giocatori a disposizione con anche pochi investimenti e quindi sinonimo di efficienza. Dico che domenica è una partita non sottovalutare, anzi da tenere in grossa considerazione e come ogni partita di questo girone bisogna prepararla ad hoc.
Perfetto, perfetto Angelo, io ti ringrazio, ti auguro buon lavoro, ovviamente do l'appuntamento ai tifosi della Cavese domenica perché Angelo ormai in maniera tradizionale ci ha abituato ai collegamenti pre-gara e post-gara proprio con le notizie nell'immediata vigilia e poi successivamente nel post-gara. Buona serata e buon lavoro, Angelo. Grazie Luigi, buona serata a voi. E adesso andiamo, spostiamoci nel campionato di promozione. Lo ringrazio per essere stato paziente perché già da qualche minuto è collegato. Mi auguro che non si sia annoiato, ma essendo uomo di calcio, sicuramente avrà avuto interesse ad ascoltare le notizie che arrivano dalle sedi delle squadre che militano nel campionato di Serie D. Saluto e do il benvenuto a Giovanni Fontanella, allenatore del Sant'Egidio che ben si sta comportando nel campionato di promozione. Sant'Egidio debuttante in questa categoria. Mister, quali sono le insidie e le difficoltà che state incontrando in questa fase iniziale? Ma buonasera prima di tutto a te e a tutti i telespettatori. Sicuramente le nostre difficoltà, sicuramente dato il fatto che abbiamo cambiato tanto e quindi questa è una categoria nuova e bisogna un po', diciamo, fare un po' di esperienza in questa categoria e, per cercare di fare bene. Stiamo facendo un discreto campionato e poi vediamo un po' dove possiamo arrivare. Sabato scorso avete pareggiato in casa 1-1 contro il Sapri, partita difficile contro un avversario ostico, ma soprattutto su un campo, quello di Sant'Egidio, che forse resta l'unico nel comprensorio, immagino anche nella regione Campania, ad essere ancora in terra battuta. Le chiedo quanto questo aspetto crea difficoltà all'idea di gioco che ha Fontanella per la sua squadra. Ma sicuramente crea difficoltà a me, ma soprattutto ai ragazzi, perché è una squadra che gioca pure un buon calcio, soprattutto fuori casa, perché è difficile in questo campo, che siamo veramente l'unico, secondo me, del nostro girone ad essere in terra battuta. Ci crea non poche difficoltà. Diciamo, stasera la palla sembrava una pallina pazza, no? In mezzo al campo con l'acqua, quindi era molto difficile, però purtroppo dobbiamo fare di necessità virtù, sapendo che è un campionato nuovo per noi, però riallacciando un po' ai discorsi che ho sentito pure prima, che Mario diceva un progetto serio, noi crediamo nel nostro progetto e quindi andiamo avanti su questa strada. Sì, perché c'è da sottolineare proprio questo aspetto. Il Sant'Egidio l'anno scorso ha vinto il campionato di prima categoria, c'è una società solida, c'è un gruppo dirigenziale importante che ha posto le basi per dare continuità a questo progetto che passa attraverso questo campionato di promozione, primo anno nel campionato di promozione con l'obiettivo di una salvezza o qualcosa in più, mister. Ma sicuramente la squadra è stata allestita per fare bene. Non dico che sicuramente la salvezza è d'obbligo, però è una squadra che secondo me può fare molto bene. Poi, sai, poi l'appetito viene mangiando, credo che nessuno vuole giochi per perdere. Noi ci teniamo, abbiamo una società solida con ragazzi molto motivati, gente seria e professionisti. Quindi questo ci dà un grosso punto di partenza. Poi io, nel mio modo di fare calcio, siccome sono stato un giocatore che ho vissuto quasi sempre da professionista, ritengo che in tutte le categorie ognuno ha il suo modo di allenare, il suo modo di fare calcio, quindi per noi continuiamo su questa strada che ci stanno portando dei risultati. Mister, in questo girone quale potrebbe essere la squadra, diciamo, ammazzacampionato? Parlavamo prima di Serie D, del girone H di Casarano, Brindisi, Cavese. Ecco, nel raggruppamento di promozione dove gioca il Sant'Egidio, qual è la squadra da battere? Ma secondo me non c'è una squadra come l'anno scorso che ha vinto il campionato con 10 punti avanti. Infatti i risultati confermano che si può vincere e si può perdere con chiunque. Quindi
sarà una bella lotta. Sicuramente parecchie società aspetteranno il mercato di riparazione, per dipende dal punto di vista della classifica come saranno messi. Noi penso che faremo lo stesso discorso. Per adesso l'importante è fare il risultato e portare avanti questo progetto, poi non si sa, aspettiamo a dicembre. E come il discorso, anche non dimenticare che noi ci assomigliamo un po' a noi all'Angri, nel senso, certo, che... quella è la prossima domanda che le avrei fatto. L'Angri, non dimentichiamo prima di tutto che è una piazza caldissima e bisogna avere gli attributi per giocare in questo campionato, che è un campionato, prima cosa, di spessore, campionato difficile, dove c'è gente di qualità, gente che vai a vedere anche con piazze con bacino d'utenza mediocri, però che giocano un buon calcio, anche perché è un campionato importante. A giocare ad Angri con una tifoseria del genere, forse in questo momento è quello che forse pecca un po' la squadra, perché è andata in paura e ha perso un po' di fiducia, e quindi, sai, quando non vengono i risultati è così. Mister, le chiedo il cambio di allenatore, no? Dicevamo anche prima con Di Nola, ma anche con il direttore Rosolino della Fragolese, quando i risultati non arrivano paga sempre l'allenatore, perché è difficile cambiare poi tanti calciatori in corsa. Non so se conosce Luigi Sanchez, ma le chiedo in generale, quando c'è questo cambio di allenatore, il primo elemento, la prima corda che va a toccare il nuovo tecnico, quale potrebbe essere? Sicuramente, al di là delle idee che può avere Sanchez, sicuramente l'aspetto psicologico è fondamentale. Credo che alla fine questo, in tutti i calciatori sicuramente ci sarà soprattutto chi ha avuto meno spazio. Poi bisogna vedere la condizione fisica, però sicuramente sul lato psicologico sarà il primo lavoro di Sanchez, sarà questo. Poi al di là del lato tattico, sì. Io ho visto giocare l'Angri in qualche partita, sicuramente non mi dispiaceva, però purtroppo i risultati, quando sono negativi in una piazza del genere, esigente, in questo, anche perché secondo me sorretto da una società, e da una società che poi alla fine ha fatto calcio. Io, in tempi non sospetti, anche se voi non lo sapete, dietro le quinte lavoravo per Mario Di Nola quando lui allenava l'Angri, quindi ero il, diciamo, relazionavo le squadre che a Mario che giocavano con l'Angri, quindi me era una cosa stimolante, perché poi alla fine sono sempre stato un uomo di sport. Diciamo che questa squadra, parlando dell'Angri, manca un Giovanni Fontanella in fase avanzata, perché è una squadra che domenica scorsa a Cassino ha dimostrato di aver ritrovato solidità difensiva, perché per la prima volta non ha subito gol. A centrocampo, con il ritorno di Vitiello, si è visto qualche miglioramento, però le lacune per quanto concerne gli ultimi 90 minuti visti allo stadio di Cassino sono proprio imputabili al reparto avanzato, dove paradossalmente l'Angri ha delle bocche di fuoco. Faccio riferimento a Varsi, Barone, Manfrellotto, Ceriento, cioè sono tutti giocatori di grandissimo tasso tecnico. Sicuramente, però bisogna metterli pure in condizione di poter esprimere il loro tasso tecnico. Sicuramente diceva bene Pisapia sul collegamento di prima, la Cavese in grosso momento fisico, è un grosso momento che gioca bene, e come dico sempre ai miei ragazzi, se uno gioca bene 8 partite le vince, una la perde e una la pareggia, ma alla fine chi gioca bene difficilmente esce sconfitto dal campo. Sicuramente l'Angri in questo momento non sta producendo tanto nella fase, che poi ho visto pure con la Maddalena, ho visto tante palle gol degli avversari, quindi credo che alla fine la sofferenza c'è. Ho visto il gol che avete preso col Nola, credo che alla fine sul calcio d'angolo a favore prendere gol su una ripartenza è ci sono sicuramente delle pecche per quanto riguarda di personalità di questa squadra, perciò io credo che alla fine Sanchez avrà un lavoro più che altro sul lato psicologico da poter, perché la piazza di Angri è esigente, però do anche consiglio ai tifosi che devono stare pazienti e calmi, perché dopo tanti anni si è raggiunto un obiettivo importante con una struttura importante, non vi dimenticate che non c'era all'epoca,
e quindi di godersi sicuramente questo bene che è della città, è loro, che alla fine rimarrà sempre loro. Perfetto, mister, prossimo impegno del Sant'Egidio, questo weekend dove andrete a giocare? Dovreste giocare fuori casa, se ricordo bene. Andiamo alla seconda squadra di Faiano, Atletico Faiano, e squadra alla nostra portata, poi sarà il campo a decidere se faremo bene Perfetto, io ringrazio il mister Giovanni Fontanella, non avevo dubbi perché abbiamo spaziato anche nel calcio dilettantistico parlando dell'Angri, però è un approfondito conoscitore della materia calcistica. Mister, un caloroso in bocca al lupo per bene. questa avventura con il Sant'Egidio Calcio. Grazie, grazie a tutti. Perfetto, noi siamo quasi in conclusione. Vi anticipo che chiuderemo con l'intervista al tecnico, al neotecnico dell'Angri Luigi Sanchez. Prima di chiudere, però, vi ricordo che il Pompei ha registrato le dimissioni del tecnico Pasquale Borelli per motivi di salute. Il Savoia ha richiamato nuovamente dopo qualche querela societaria, torna Barbera alla guida tecnica. Nel frattempo, però, il presidente ha intenzione di cedere la squadra anche in maniera gratuita ai possibili acquirenti che si faranno avanti nelle prossime ore. L'Angri ha cambiato tecnico, era nell'aria già da domenica sera all'indomani del pareggio allo stadio Salvetti di Cassino tra i grigiorossi e la squadra locale. C'è stato qualche momento di attesa dalla società grigiorossa. Era già trapelata questa notizia, questa indiscrezione in merito all'accordo con Gigi Sanchez, però poi si è perso una giornata di tempo perché bisognava risolvere la questione con Floro Flores. Da una parte ci si aspettava le dimissioni, dimissioni che non sono arrivate, e fin quando l'Angri non ha deciso di esonerare il tecnico partenopeo. Ovviamente il rendimento di Floro Flores alla guida dell'Angri non è stato esaltante, 4 punti in 6 gare, un ruolino di marcia deficitario. Ci sono delle responsabilità per quanto concerne anche la società, ma come dicevo anche per quanto concerne i calciatori che non stanno rendendo secondo il potenziale tecnico. L'auspicio è che Gigi Sanchez possa innanzitutto operare sulla testa, agire sulla testa dei calciatori, facendo ritrovare consapevolezza e autostima ai calciatori. Noi siamo davvero ai saluti. Io ringrazio Gianfranco Parlati in regia, ringrazio tutti i colleghi degli uffici stampa, delle società che settimanalmente mettono a disposizione i propri tesserati, ma anche per la concessione delle immagini. Vi lascio all'intervista da parte dell'ufficio stampa proprio dell'Angri, curato, coordinato dal collega Enzo Ruggero, l'intervista al neotecnico grigiorosso Luigi Sanchez. Noi ci ritroveremo martedì prossimo, sempre puntuali alle ore 21 con Overtime, il calcio della gente, il calcio dei dilettanti. Buona serata a tutti voi. C'è qualche difficoltà di carattere tecnico per quanto riguarda l'intervista al tecnico?
dell'Angri Gigi Sanchez. Ci scusiamo per l'inconveniente. Magari la riproporremo sulla nostra pagina Overtime, il cuore del calcio campano. Vediamo, ecco, ringrazio Gianfranco parlato in regia. Vediamo se possiamo ripristinare l'audio del Credo che file sì, realizzato dall'ufficio voglio stampa più messi qua, dell'Angri. questo Sì, probabilmente la ok, cosa più perfetto, vi lascio e vi saluto nuovamente. Vi lascio alle parole di Gigi io Sanchez. dico solo una cosa, sono pronto a mettermi in gioco, sono pronto a dare tutto. Conosco la strada e quello che dobbiamo fare. Ho una società importante, ho una squadra importante che viene da un allenatore, secondo me, importante che farà tanta strada e gli auguro il meglio nella vita. Come ho detto al mio capitano, gli ho detto dobbiamo difendere i sacrifici enormi che questa società, insieme ai calciatori e allo staff dell'anno scorso, ci hanno dato questa opportunità di fare un campionato importante come quello di Serie D e lo dobbiamo soprattutto a loro. Per il resto dobbiamo solo lavorare, cercare di fare il meglio, onorare i tifosi, ma questo credo che sia la cosa, ti ripeto, anche questa sia una cosa semplicissima da dire. Io voglio dare tutto, ma soprattutto sono io quello che si mette in gioco. Sono io quello a prendermi pronto, a essere pronto a prendermi le responsabilità del caso, perché ho scelto di venire qua, mi sta bene la squadra com'è e da questo momento in poi sarò l'unico responsabile della squadra. Credo che l'Angri sia stata molto sfortunata perché anche gli episodi fanno tanta tanta differenza. Una squadra che esprime un gioco, aveva un'idea di calcio secondo me a mio avviso importante. Dovrò lavorare su alcune cose che ho identificato e ho visto in qualche partita attraverso immagini e quant'altro. Ho una mia idea di calcio che la tengo per me, ovviamente, ma questa è una squadra che ha sicuramente una forte, forte identità. Ho visto l'emozione dei giocatori altissima, ho visto tanto dispiacere perché si erano legati tanto al mister e questo è un bene, ti fa capire il valore umano delle scelte della società. Questi sono giocatori importanti. Io dico sempre il filo è sottile tra tanti che frequentiamo questi ambienti. I giocatori sono validissimi e, come ripeto e ci tengo a precisare, da questo momento i giocatori dovranno sapere che ogni palla che loro toccheranno in campo, ogni contrasto che loro faranno, la faranno sempre insieme a me. L'Angri oggi ha scelto Luigi Sanchez, si è messa in discussione. Oggi è Luigi Sanchez che deve dimostrare all'Angri. Io, guardandomi in faccia col presidente, gli ho chiesto: guarda, presidente, sono io che adesso spero di darvi le più grandi emozioni di questo mondo, sono io a mettermi in gioco. Spesso sono stato onoratissimo della telefonata, ma vivo l'Angri ovviamente come un momento importante della mia carriera che non voglio sbagliare. Adesso devo portare tranquillità, devo alzare l'autostima dei giocatori, dobbiamo mettere tanta tanta sostanza. Probabilmente dobbiamo anche imbruttirli un po', perché oggi contano solo ed esclusivamente i risultati.